Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Il video di oggi sarà... Vi presenterò tutti i miei animali. Allora, partiamo da... non lo so. Cerchiamone un po' in giro, vediamo se c'è qualche anatra in giro. Non lo so. Ma mi sa che sono tutte lì, perché li ho messo un po' di mangiare lì. Niente, sono tutti lì. Andiamo lì allora. Allora. Io ho adesso 16 galline e galli, 4 anatre, grandi, piccole, medie. È una pecora, poi chiaramente ho anche il cane e quello è Croccolo, poi quelli sono dei pulcini che adesso io non gli ho dato dei nomi perché ce ne sono tanti, poi lì ci sono i galli, lì un'anatra, anatre così, di questa che sto inquadrando ce ne sono tre, queste qui. Poi c'è Croccolo. Ah no, ho sbagliato, ce ne sono quattro. Una, due, tre e quattro. Poi c'è Croccolo lì dentro. Non so se lo vedete. È lì. Poi qui abbiamo i galli e le galline. E lì c'è Elmo. Di dentro. Vabbè, Elmo lo conoscete già. E vabbè, in questo video vi parlo anche magari di qualcos'altro, di magari del, non lo so, de... un po' dell'orto, anche se magari farò dei video apposta. Farò un altro video apposta, eccolo qui. Sempre euforico. Elmo! Saluta! Elmo! Vieni, vieni! Niente, non ha voglia. Farò un video apposta, uno sull'orto, uno sulle galline e uno su Elmo, poi magari un altro sulle anatre, vabbè, tanti video, ho molti progetti e adesso vi faccio un po' conoscere l'orto. Allora, nell'orto adesso non abbiamo molta roba. Anche se ve l'ho fatto vedere nel video del tour completo, adesso ve lo faccio rivedere. Conosciamo un po' l'orto. Allora, ci sono rimaste 3 piantine di fragole qua, però adesso non stanno facendo niente perché fa un po' freddo, anche se hanno questa mini serretta fatta alla veloce, non fanno niente. I finocchi penso che magari qualcosa lo faranno. Poi parliamo un po' del terreno. Allora, prima di avere questo terreno bello compost, così, come dire, bello compostato, vabbè, termini sconosciuti, c'era la normalissima terra, perché noi col moto coltivatore abbiamo vangato questa terra in terra qui, poi abbiamo seminato quest'estate e poi adesso abbiamo
buttato che avevamo lì, adesso non vado fino lì per farvi vedere, lì sotto davanti alla baracca avevamo un mucchio di terra tutta compostata. Vabbè, l'italiano comunque se ne va. Compostata, dico così. L'abbiamo presa tutta, che c'erano anche rametti, foglie, altri rametti e altre foglie. L'abbiamo presa e l'abbiamo buttata qui, sparsa qui. Adesso, come vedi, aspetta un attimo, come vedi, qui in superficie ci sono ancora foglie, rametti, ciuffetti d'erba, però se io faccio questo lavoro qui, adesso non riesco bene perché ho una mano sola, quindi un attimino, abbiamo la normale terra che avevamo quando abbiamo vangato. Allora, adesso io vi faccio conoscere gli strati di questo orto, ovviamente. Giù, 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 abbiamo la terra stata vangata, cioè questa qui, che è normale terra. Poi, un po' più su, se noi andiamo un po' più su qui, abbiamo la terra del compost, chiamiamola così, cioè con vermetti, lombrichi. Adesso io qui dove ho scavato non ce ne sono, ma l'orto è pieno. E invece l'ultimo strato qui abbiamo ancora rametti, foglie e robe varie. Rametti di pino, insomma, queste cose qui. Ma adesso lasciamo stare. Passiamo ad un'altra domanda. Cosa si semina? Come si semina? Cosa bisogna fare per mettere giù questo tipo di seme? Questo tipo di pianta? Allora, ci sono varie stagioni. Più o meno. Adesso io quest'anno voglio fare tutto bene, quindi seminare presto e quindi raccogliere presto e seminare un sacco di roba. Allora, andiamo magari con le patate. Quando e come si seminano le patate? Allora, le patate si possono seminare da febbraio a aprile-maggio, poi si raccolgono a giugno o a luglio o agosto e poi si possono riseminare se le hai raccolte magari a giugno, le puoi riseminare appena le hai raccolte, poi le risemini e le riprendi magari a settembre, agosto-settembre. Poi magari i pomodori li puoi seminare più o meno sempre, quasi sempre come le patate. Poi magari oh, guarda lì. No, niente, hanno finito. Stavano amoreggiando. Avete capito, no? Poi invece magari il grano si semina a novembre. Insomma, ci sono molti passaggi di seminatura. Adesso poi questa terra qui, verso gennaio, viene poi con la zappa, adesso questa non è una zappa, ma con la zappa, come dire, mossa, girata così. Poi dopo che viene girata, vedi se questa è la zappa, fa così e tira su questa. Quindi
questo strato che vi avevo fatto vedere con i rametti, foglie e tutto va sotto, invece lo strato che è sotto, questo con terra, viene sopra, quindi viene rigirata. Dopo che viene rigirata, la roba che era sopra, cioè rametti, foglie, roba così, vengono trasformati di nuovo anche quelli in terra. Quindi poi dopo questo si può seminare, però prima di seminare, quando tu hai rigirato, poi devi con il rastrello passare, fare due o tre passate, raccogliere foglie, rametti, però quelle grandi, quelli che ancora non si sono trasformati in terra, diciamo così. E poi puoi seminare, vabbè, devi guardare le stagioni, non puoi seminare magari le patate a settembre, perché se tu le semini a settembre, nascono a settembre e muoiono ad ottobre. Quindi vanno seminate nel periodo delle patate. Poi, anche questa cosa qui dei finocchi, io forse li ho seminati un po' troppo tardi. Li ho piantati perché io ho comprato già le piantine, non i semi. Ma adesso lasciamo stare qui, perché poi farò un video apposta su come seminare, cosa fare e tutto. Cancello maledetto. Ok, allora, in questo video dovevo presentarvi gli animali. Guardateli, guardateli, amoreggiano, ed è per questo che questa gallina è conciata così. Ma adesso ve li mostro, perché cioè voi direte, tu fai un video per mostrarci gli animali, ma mostrali gli animali, non fare tutt'altro. Infatti adesso ve li mostro. Allora, prima abbiamo i galli, uno, un altro, e poi ci sono quei due piccolini, uno è lì e un altro non lo so dov'è. Quindi in tutto sono quattro, però quei due ancora sono piccoli. Però quando cresceranno bisognerà ammazzarne due o tre. Questa cosa è brutta, ma bisogna farlo, perché sennò si ammazzano loro e fanno troppo, avete capito. E quindi le galline non ce la farebbero. Sarebbero tutte spiumate come quella lì che vi ho fatto vedere. Poi ci sono le galline. Allora, noi adesso abbiamo le galline divise in tre settori. Vecchie, quella, quella, quella e un'altra, che sono quattro, quella lì tutta spiumata, perché hanno un anno o due. Poi ci sono quelle che abbiamo preso assieme ai galli, cioè che hanno 4-5 mesi, anche 6. E poi all'ultimo ci sono i polletti, questi qui, che abbiamo, che mi... Allora, praticamente vi spiego. E una volta l'anatra, che adesso non c'è più perché mio nonno l'ha data a un signore, ha fatto per due volte dei anatroccoli. Alla prima ne ha fatte 16, alla seconda ne ha fatte... No, alla prima ne ha fatte 18, alla seconda 16. Allora, mio nonno ne ha date due a un signore. E quel signore poi ci ha dato 1, 2... un altro gallo piccolino come quello, che erano pulcini, erano come la mia mano,
ci hanno dati due di quelli, e quattro di quelli, erano sei, e adesso sono così, e ho fatto tutto il giro così per farvi, e erano, cioè adesso sono così, prima erano pulcini, adesso sono già polletti. Pio 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 pio. Poi ci sono le anatre, ve le ho già fatte vedere prima. Abbiamo, adesso abbiamo solamente più quattro giovani e quello lì croccolo vecchio. Pensate, quell'anatra lì vecchia si chiama croccolo perché noi avevamo un'anatra che è durata ben 7 anni o 8, ed era il capo del lago, cioè di qui. Allora, si chiamava Croccolo. Adesso che questo ha 2 anni, 1 o 2 anni, l'abbiamo chiamato Croccolo perché adesso ha ereditato lui il lago. Vabbè, è una storia un po'. E comunque, questa è la storia. E poi abbiamo un cane che è un incrocio, mi sembra, con. Non so però se è un incrocio con un labrador o un volpino perché le dimensioni sono ben diverse, quindi comunque è un incrocio fra un volpino e un altro cane che non so cos'è. Insomma, la mamma è un volpino e il papà non lo so cos'è. E poi abbiamo Elmo, la pecora. E boh, sono finite qui i miei animali. Ah, poi abbiamo i pesci nel lago e io a casa mia sopra ho i pesci nell'acquario. Questa è la storia. Eccolo l'altro gallettino piccolino lì bianco. Cioè quello è il capo. Lì abbiamo Croccolo e le altre signorine. E basta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere lasciando un bellissimo like sotto questo video. E io vi lascio. Comunque, iscrivetevi. Io vi lascio con il capo. Ciao.